Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Sì! Con la cos'è? Con la Mega Ball! Sto male! Se non lasciate 300 like, vi banno! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 23esimo episodio di Pokémon Insurgence. Nello scorso episodio abbiamo fatto un botto di cose, tra le quali battere una palestra, vedere il padre del capo palestra fondersi con un Deoxys e scoprire, diciamo, che tutto ciò era tramato dal culto della perfezione. Ok, perfetto. Comunque ragazzi, prima di iniziare con questo video, oltre come al solito a lasciare un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno, volevo ringraziarvi per tutto il sostegno sia nel video di sabato che soprattutto all'interno di questa serie che, ripeto, nonostante non stia andando benissimo a livelli di numeri, quelli che la stanno seguendo con assiduità sono sempre attivi e questa cosa veramente mi rende felice. Quindi ragazzi, grazie mille del vostro supporto. Detto ciò ragazzi, ho mantenuto in team Carla, me l'avete chiesto in tutti, la mitica Carla che diventerà la mascotte nuova della serie. E nulla, direi che possiamo proseguire. Vi invito, no l'ho già fatto, vi ho già invitato a lasciare un like. Percorso 10, c'è un uomo vestito di nero e di viola. Interessante, allora vediamo che Pokémon si trovano. Dai, a occhi chiusi questo, me lo sento. Oh porca troia, aspettate, lo so. Gesù! Ah, Trico! Beh, più o meno, dai. Ok, allora, fermi. Io con Crunch non penso di buttarlo giù perché non dovrebbe essere stab. A Child Trainer, Lugia, how wonderful. Penso che è l'episodio degli starter questo. Oh Gesù, penso che tipo in 20 secondi io abbia reso questo episodio già epico. Cioè con quella battuta di me, vabbè, muori, ti prego, non ti voglio più vedere. Con Crunch non lo shotto, e poi non shotto Snivy. Ah sì, ho portato tutti a livello 57 e ho insegnato la mossa per eccellenza a John Frog, ossia Water! E qua vorrei tipo un coro da stadio tipo Rocet. Il mal di gola fa questi effetti. La pazzia, signori. La pazzia di un uomo. Allora, questa acqua qua. Tua mamma puttana, non c'eri tu, non t'ho visto. Perché? Guarda! Delta! Tutti starter! Tutti li ho presi, tutti di erba. Vabbè, questo è Delta. Ma che cosa? Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono? Comunque, ripeto, cosplay di Gesù Cristo che cammina sull'acqua senza far vedere, cioè senza muovere l'acqua. Tu, allora, se questo c'ha uno starter, chiudo il canale. Ok, è il primo andato. Se questo c'ha uno starter, io chiudo il canale, perché non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così. Io non saprei, cioè, veramente, la Madonna che ci viene qua e ci benedice. Dov'è? Datemi un crocifisso, non ce l'ho in casa, no. Sei... Daruma, ok, perfetto. No, perché, cioè, Psychic Nana, cioè, nel senso, comunque lei non è molto alta, insomma, è abbastanza bassina, comunque. Muori, ok, perfetto. Allora, siamo a 3 minuti di registrazione e ho già imprecato all'interno del mio corpo 14 santi. Ho fatto tutte le festività d'Italia. Quindi, se adesso possiamo rendere questo episodio normale... I'm Maelstrom 9, there's a patch of water that goes straight to the ocean floor. No, figa, se c'è un percorso di acqua bestemmio. Che Pokémon è questo? Sapete che avevo rimosso l'esistenza di sto cesso? Proprio, ma eliminata dal... Ho appena creato il lago di Garo sulla tastiera. Grazie per essere morto. Ok, oddio, questo qua si chiama davvero Yusei, non ho letto male. Dio, ma controllerò in editing, però che figo. Allora, ok, perfetto. Tu sei un uomo che merita di morire, quindi allora fermi. Andiamo davanti John Frog, che è il nostro baluardo d'attacco, vai. Ok, stai facendo delle ricerche per Anastasia, perfetto. Fantump, oddio che figo Fantump. Allora, fermi. Sì, non lo posso sfiorare con un alluce, interessante sta cosa. Vai Max, vai con Eruption, a me sta morendo la gola, non ho portato neanche l'acqua qua. Quanto cazzo mi ha tolto sto co... Muori? Tipo? Non lo so. Cioè, mi ha tolto 25.000 PS, Patrat. Non potete riaprirli i campi di concentramento per Patrat. Muori.
Oh, lei, perfetto. Stab di terremoto. Se non mi avessi buttato giù un patrat, Max, t'avrei depositato seduta stante. Ok, no, guarda che schifo. C'è un percorso di acqua che va in culonia. Electabuzz! Sì. Volevi, io switcho, figliolo, io switcho. Guardalo, Thunderbolt, tua madre infame. Tua madre, muori. E Screech, che cazzo. Ah, sì, è stridio tipo. Vai giù a casa, perfetto, raga. Non voglio perdere Pokémon in questo episodio perché ho già perso Cyrus nello scorso. Cioè, evitiamo le certe cose perché non mi farebbero piacere. Ok, allora, direi che possiamo utilizzare il nostro Instant Lapras. Questo qua è un nuovo percorso? No, è sempre la stessa merda. Ok, perfetto, interessante questa cosa. Interessante, peccato che non ho sub. E... cioè, ma tu mi stai dicendo che è tutto così? No, secondo me c'è una trollata nel mentre il tumore per eccellenza l'abbiamo trovato noi. No, secondo me ci sarà qualche isoletta stronza che sicuro loro le mettono sempre. Comunque no, questo qua non è un nuovo percorso. Io gli faccio un mind reader che non volevo fare. Queste cose qua mi allietano l'animo. Se devo andare avanti così, io chiamo la Santa Inquisizione, vi faccio arrestare tutti. Guarda che roba, sono ovunque! I leggendari che camminano sull'acqua! Sarete anche divini, ma mi sembra esagerata sta cosa. Geoffrog! Non riesce a mutare giù Terrakion! Andiamo a Lourdes, facciamo il miracolo, ti facciamo diventare forte, io non lo so. Carla, renditi utile. Allora, volevo esplorare questa zona qua, cioè i cancri, proprio i tumori incurabili. Per l'appunto, volevo esplorare questa zona qua per vedere se ci fossero Uxi, se ci fossero isolette particolari. Can't escape! Ma perché? Perché mi volete male? Muori, ti prego, dai, dovrebbe essere super efficace. Schiata, Future Sight, ma devi schiattare tu e la tua famiglia. Tu e la tua famiglia, tutti quanti, appassionatamente. Allora, ok, belle le rocce che si... la moltiplicazione dei pani e delle rocce, raga, famosa parabola di Gesù. Ok, no, perfetto, forse non è tutto così il percorso. Kepler City, ah, me lo ricordavo più... c'è... ma cazzo, sì che era una zona... se la gente non mette fuori i cartelli, io non lo posso sapere. Io non lo posso sapere. Respira, creepy, respira. È solo un brutto sogno, è solo un brutto sogno. Domani ti risvegli con 100.000 iscritti alle challenge. Sì, sì, sì. My wife, my wife. Vai, via, via, levati. Ok, perfetto. Harry Lace, che non serve a nulla perché c'è morto Cyrus. Queste sì che sono le belle cose. Ok, sì, non, sai che non mi interessa assolutamente di quello che dico. Ah, ok, perfetto, raga. Però possiamo fare la cattura a Kepler City nelle television. Quindi direi di provarci subito. Auguro un figlio di puttana, te lo dico io. My friend is like this all the time. It's completely unbearable. It's probably a good idea to get to know someone before sharing a house. Catturiamo sto Pokémon per piacere, raga. Sì, non dicono niente di importante. Se non ve li traduco è perché stanno parlando a Vanvera. Dai, forse, non a Van Serena e neanche a Van Lucinda, ma a Vanvera. Oh, sì, dai. Oddio, non ci credo. Sto male. Mewtwo. Stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Ma io come lo butto giù questo? Ma come? Ma no, raga, ma che... ma non lo catturo nemmeno. Allora, io ho paura pure ad attaccarlo con... no, fai figa, c'hai recover, ma stai scherzando. Power swap, io non capisco che cazzo fai. Ok, fermi. Quante Pokémon ho io? Ma dai, ma che cosa? Ma come Mewtwo, raga, ma non lo prendo. Cioè, se lo prendo voglio... se lo prendo voglio 300 like minimo. Dai, 300 like è il minimo per... cioè, però, cioè, nel mentre non mi ci sto allontanando più di tanto. Madonna, sto male. Così dal nulla. 1, 2, 3, dai, e fallo sto terzo. Mia, se ti prendo con la Pokéball, zio, veramente sei da ricovero. Vai. Ma è buggato, cioè, mi fa sempre 2, fammi capire. Cioè, cambio la forza della Pokéball, dai, forza. Oh, lei, perfetto, almeno so che non è buggato, grazie. Poi dopo, raga, le timer ball me le gioco alla fine. No, raga, questo lo voglio catturare. Cioè, scusatemi, se catturo questo qua è fortissimo. So anche come chiamarlo perché è un ritorno di una serie futura. Cioè, una serie vecchia. Il ritorno di una serie futura, no, è bellissimo, raga. Dai, Great Ball, forza. Uno, niente. Ok, perfetto, era un figlio. Oddio, oddio, oddio. Cosa stavo facendo, cosa stavo facendo? Mi son visto la vita scorrere davanti.
Mi sono visto la vita scorrere davanti. Oddio. Oddio, ho visto tutta la serie della Eggloc passarmi davanti. Fermi, Ultra Ball, dai, dai che ci credo. Uno. Forza. Uno, due. Dai, dai. No, guardalo, guardalo se non c'ha la madre Calimero. Fatemi indovinare, mi sono curato il Pokémon sbagliato prima. Questa è stata una chicca. Dai, con Slash non dovrei buttarlo giù in teoria. Soprattutto se si cura, difficilmente lo butto giù. Cristo Dio, ah, oh, Power Swap. Non buttarlo giù, non buttarlo giù. Ok. Dai, dai che sei a vita rossa, minchia, raga. Cioè, Mewtwo dalla televisione, spettacolo. Tra l'altro, no, non c'era uscito Snow... Sì, dai! Dai, no, stavo dicendo, c'era uscito Moltres qualche episodio fa. Cioè, quindi, potenzialmente mi faccio il bel team di leggendari. Dai! Uno... No, raga, cioè, se lo prendo sarebbe una cosa assurda. Se lo prendo sarebbe assurdo, veramente. Uno, due, sì, dai! Ma fanne più di due, cazzo! Dammi la speranza del terzo, Cristo! There is no three without two! No, there's no two without three! Thank you! Sì! Con la cos'è? Con la Mega Ball! Sto male! Se non lasciate 300 like, vi banno! Pokémon genetico! Ho preso Mewtwo! E non è clickbait! E non è clickbait! Io sapete come ve lo chiamo? Ve lo chiamo Fuji! E non vi dico nemmeno da dove viene sta cheat! Ve la cercate! Oppure la scrivete nei commenti! Oh mio Dio! Questi c'hanno degli Aboba Snow in casa! Va bene così! No, non voglio il tuo Beldum! Grazie, no, proprio no! Ok, raga, no! Cioè, ho appena preso Mewtwo che è uscito da una televisione! Io ste cose qua... Che poi in teoria nel gioco originale dovrebbero essere tutti Rotom, però essendo random... Io raga non so effettivamente cosa commentare. Oh, Surf, perfetto, a caso. Perché? Perché c'hai un Whiskash che rotola in casa? Che cazzo è? Cosa vuoi tu? Aspetta. Ah, la mossa scaccia bruma, direi di no, cioè nel senso non mi serve. Allora, tu, Rocket Gnomo, vieni qua. Allora, tra l'altro figo che nella città Kepler City ci sia la professoressa che a quanto ho letto dovrebbe far parte del tipo laboratorio, comunque dovrebbe essere la ricercatrice. Ho detto professoressa, volevo dire capo palestra. Vabbè, dettagli, sono troppo scosso, bella sta zona qua con i rifiuti, sembra cazzo Napoli. Oh, con tutto il bene che voglio a Napoli, anzi che una città bella, però niente, i rifiuti che stanno e non, è una pecca purtroppo. Nonostante fighe, io sono stato a Napoli, raga, al Vesuvio, quanto è bello andare a vedere il Vesuvio. Allora, perfetto, fatemi un attimo controllare Fuji, vi prego. Allora, stiamo volendo, potrei addirittura provare ad affrontare la palestra, sapete che c'è? Magari non dei morti, sai com'è? Allora, vieni di qua, mamma mia che ro... No, cioè, raga, veramente. Avrei potenzialmente due Pokémon su sei leggendari nel team. Ora, ovviamente, spero che non mi muoiano, però nel caso... Guarda che statistiche! Guarda che... Fa vedere gli EVS. Raga, questo Pokémon qua è fortissimo. Potrei seriamente pensare di metterlo in squadra. Potrei seriamente pensare di metterlo in squadra. Qua sto sbagliando letteralmente strada. Volevo andare alla palestra. Tra l'altro, raga, cioè, pensare di metterlo in squadra è relativo. Perché magari adesso alla palestra ce ne schiatta uno, però... Raga, cioè, è quasi perfetto quel Mewtwo lì. Attacco speciale a 1000, tutte ste robe qua. Ah, che sbatti ste palestre di merda. Allora, fermi. Comunque, sì, stiamo facendo una palestra... Cioè, abbiamo fatto due palestre in due episodi. Una cosa che non succede. Cioè, ma in quale serie? In quale serie? A parte che c'è chi fa... Ma tipo... Non ci sono gli allenatori. Non vorrei che mi stiano trollando, che io arrivo là e mi fanno... volevi il capo palestra? Che no? Allora... io non so dove... Je dois andare. Quindi... Oh, penso di dover arrivare lì, però non so effettivamente come arrivarci. Ah, eccolo qua, perfetto, trovato. Olè, allora, suppongo che sia questa. Sì. Non c'è capo palestra. Non c'è il capo palestra. Non c'è il capo palestra. Che voi direte? Sì, potevi arrivarci, Creepy, sei un coglione. Però io piango.
Guarda, come si torna indietro? Datemi una fune di fuga. Dimmi, se non si può usare, vi giuro che veramente esplodo. Pensati, mantieni la calma, mantieni la calma. È solo un brutto sogno. Pensati a nudo, pensati a nudo. Tu, chi cazzo sei? Questo è il laboratorio segreto. Qualcosa mi dice che ci sarà qualche culto che vorrà entrare al laboratorio segreto. Ok, perfetto, forse possiamo entrare qua a sto punto. Anastasia è un grande scienziato che però è nera. Cioè, niente, nessun razzismo, però. Ok. Signor Destri, il telescopio è completamente finito. Non so di che cosa tu stia parlando. C'è un bagliore bianco in mezzo all'immagine. È chiaramente rotto da qualche parte. Nel mondo astronomico, signor Rice, signora Rice, questa è ciò che chiamiamo una stella. Ne parleremo dopo. Se tu spendessi meno tempo in quel progetto, in quel tuo progetto e più nelle tue ricerche effettive, Rights, ho detto più tardi. E non dimenticarti che il mio progetto è quello che ci deve essere da caposaldo in primo piano, in sostanza. Come posso aiutarti? Ah, quindi sono sfidante, piacere di conoscerti. Sono Anastasia, guido la palestra. Sì, tanto sì, ma non sei specializzata in ammazza de minchia? Ok, perfetto. Ah, già, è vero! Che Harmony ci ha detto che il culto della perfezione potrebbe andare da lei? Andiamo di là, sono abbastanza impegnata al momento. Quindi cosa devo fare? Ah, ok, perfetto. Cosa? Non stava piovendo prima, vero? Esatto, il tempo non era così quando sono entrata nell'edificio. Questo non può assolutamente essere una cosa naturale. Ma che tipo di macchina potrebbe aver creato questo? Non una macchina, Anastasia, un Pokémon, cazzo! Aia! Brutta questa. Audrey, raga, pieno di leggendari sto episodio, cioè sono ovunque. Come sei stata, Anastasia? Viva? Oh, lol. Il mondo sta cambiando. I nostri piani sono stati ufficialmente messi in azione. La tempesta è semplicemente l'inizio. Presto, la tempesta del mio Lugia. La tempesta del mio Lugia, come si dice in italiano, Flood, inonderà l'intero mondo. Pensavo che il tuo gruppo stesse cercando il controllo di Kyogre. Oh, lo facevamo, credimi. Ma Kyogre. Il vero valore di Kyogre si rivela solo in certe circostanze. Queste condizioni sono state create nel momento in cui abbiamo parlato, ok? E in quanto capi come te sarebbero troppo impegnati per salvare i cittadini, non possiamo essere fermati. Sì, non era italiana sta frase, ma dettagli. Dimmi, Anastasia, hai mai sentito parlare della talassofobia? Io probabilmente sì, ma non ricordo che cosa sia. Esatto, sì, la paura del profondo, dell'oceano profondo. E presto, molto presto, we'll be reminded of where it come from. Ci ricorderemo da dove essa viene. Wow, tutto ciò è fantastico. La parte peggiore è che lei ha ragione. Non possiamo fermarla. Devo proteggere le persone dalle inondazioni. Ma tu, non ti chiederò di affrontarla. Non posso chiedere qualcosa a un semplice ragazzino. Ma se tu potessi farcela e trovare qualcuno, se tu potessi prenderti carico di ciò e trovare qualcuno che potesse farlo, lo apprezzerei davvero molto. E otteniamo lo scuba gear. Oh, oddio, un sub, sto male. Ok, perfetto, dobbiamo andare giù e utilizzare sub, raga. Allora, perfetto, tipo, ok, l'inondazione sta portando. Questa roba qua prima non c'era. Sono abbastanza convinto che di qua non si può andare. Oh Cristo! Sta andando tutto a puttane! E c'è un'idorina che evidentemente sta affogando nell'acqua. Ma wow! In questa casa non si possono neanche entrare. Che figo! Cioè no, che figo per gli abitanti, non molto, però che figo! Aiuto! Allora, io raga direi che possiamo che concludere qua l'episodio.
Visto che comunque abbiamo già fatto abbastanza, credo. Abbiamo catturato un cazzo di Mewtwo, vuoi mettere? Queste quelle robe lì sono finite sott'acqua. E nulla ragazzi, nel prossimo episodio ci avventureremo verso la maze cosa lì, non so come si chiami, 9, per andare a cercare Lugia. Buonanotte Gesù, Kyogre. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, potete i social per rimanere sempre in contatto con me. Sono Andrea Sfissia, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video.